Spazzaneve in azione, danni ingenti e disagi che durarono per giorni. L'ondata di gelo del febbraio 2012 è entrata a far parte della storia meteorologica delle Marche, una delle regioni più colpite d'Italia. A partire dal 1 febbraio i fiocchi iniziarono a scendere prima nell'entroterra e poi lungo la costa, con accumuli fino a 3,5 metri nei rilievi più alti. Le temperature tra il 5 e 6 febbraio scesero a meno 5 gradi centigradi, con punte di meno 10 gradi nelle zone più esposte al gelo. La situazione più critica si verificò in provincia di Pesaro Urbino. Nel comune di Mondavio, Sant'Andrea di Suasa, domenica 5 febbraio ci fu una media di 70 cm di neve al suolo, con accumuli di oltre 2 metri nelle zone più esposte ai venti di grecale. Dopo una tregua di 72 ore, la neve riprese a scendere la notte del 10 febbraio. Due giorni dopo si misurò un'altezza media del manto nevoso di 130 cm con cumuli di 2,5 metri. A Monte Copiolo, nel Monte Feltro, nevicò incessantemente per ben 18 giorni. Qui il manto nevoso raggiunse un'altezza di 3,5 metri con picchi alti fino a 6 metri. Nella città ducale caddero 326 cm di neve nel corso delle due settimane interessate dal maltempo. Ogni record battuto, tant'è che sarà quello l'evento straordinario che farà sicuramente da metro per le prossime nevicate in città. A memoria d'uomo, infatti, non si ricordava una nevicata tanto copiosa. Le stazioni di servizio non avevano più carburante, nei supermercati mancavano i generi alimentari, i disagi furono molti per la mancanza di energia elettrica e molte case rimasero con i riscaldamenti spenti per colpa del soffocamento dei camini. Nelle Marche alcune stalle ed edifici crollarono sotto il peso della neve, intere frazioni rimasero isolate e centinaia di alberi caddero a terra. Molti sindaci firmarono ordinanze per la chiusura delle scuole e diverse strade rimasero bloccate a lungo anche a Fano e Pesaro, specialmente in periferia. Ci fu un super lavoro di enti pubblici, forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari. L'evento eccezionale venne soprannominato da qualcuno l'inferno bianco e ci vollero due settimane per tornare alla normalità. Intanto la natura si cristallizzava in mille forme. Fano TV, con dirette e collegamenti, seguì passo passo l'evolversi della situazione, così come successe nel marzo 2017, quando la regione fu interessata da un'altra ondata di maltempo, con pioggia, neve, vento forte e mareggiate. Urbino come Cortina, avevamo intitolato uno dei tanti video che arrivavano alla nostra redazione. Urbino come Cortina! Migliaia, infatti, furono le immagini inviate dai nostri reporter di strada, giovani e meno giovani che, nonostante i disagi, colsero l'occasione per divertirsi e godersi il calore della famiglia.